Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Drums. Oggi voglio spiegarvi un trucchetto per rendere le vostre batterie per rendere le vostre registrazioni molto più fighe. Mi sono arrivati due microfoni da TechZone Audio Products e questi microfoni mi aiuteranno ad avere un suono molto più figo. I microfoni in realtà li ho già aperti per provarli, ovviamente, e sono questi qui. Questi qua, che ve li faccio vedere un pochettino meglio, se me li metto a fuoco, ma direi proprio di sì, sono uno e due. Questi due microfoni qua sono microfoni a condensatore, che quindi ve lo dico già da subito, hanno bisogno della Phantom Power. Quello che voglio andare a fare con questi microfoni qua è una prova, perché voglio provare a utilizzare questi microfoni, che teoricamente sono dei microfoni da voce, che di solito sono quelli da speakeraggio, diciamo, o da podcast, che metti così o così come vuoi, poi li metti a 15-20 cm della bocca, puoi parlare e hai un suono fighissimo della voce, hai una voce bella piena, eccetera. Questi qui li userò sicuramente per questo, se vado a fare delle live, eccetera. Ma la cosa che voglio fare oggi è provare a farmi una room, quindi andare a prendere il suono della mia stanza per poi andarlo ad aggiungere alla mia batteria che ho qui dietro montata con i microfoni normali. Quindi in pratica questi microfoni come funzionano? Si usa sempre una coppia di microfoni per fare la room, oppure non sempre, ma è consigliabile usare una coppia di microfoni. Voglio andare a metterli in più posizioni diverse, in tre posizioni diverse, per vedere cosa cambia. Se li metto molto vicino alla batteria, se li metto lontani, se li metto fuori dalla stanza, vedrete che a un certo punto prenderò questi microfoni e li andrò a mettere completamente fuori dalla stanza per vedere qual è il suono che mi può piacere di più. Quindi prenderò questi due microfoni, suonerò e poi al mix della batteria normale andrò ad aggiungere questi due microfoni qua e vedrete quanto cambierà il suono. È veramente un cambiamento mondiale e la batteria suonerà al doppio. Quindi non sto a farvi troppe spiegazioni eccetera, ma direi di mandare direttamente la sigla e andare alla batteria. La prima cosa che ho fatto, la prima modalità di registrazione, diciamo, che ho deciso di fare è stata quella di mettere, come potete vedere, i microfoni per prima cosa su uno stand, che è praticamente semplicemente una placchetta che serve per riuscire ad attaccare tutti e due questi microfoni alla stessa asta, in pratica. Poi, volendo, non preoccupatevi, potete anche prendere direttamente due aste e metterne uno su un'asta, uno sull'altra asta, e siete a posto. Io ho deciso di fare così per una questione di comodità. Posizionamento, prima cosa ho messo i microfoni davanti alla batteria, proprio a 40 cm dalla cassa, e per capire come prendono questi microfoni così tanto vicini alla batteria. Sentiamo e poi vi dico alcune cose. Vi ricordo che quello che sentirete saranno i due microfoni e basta. Non ci saranno microfoni della batteria, diciamo, per adesso. Poi dopo andremo a vedere come inserirli. Come potete vedere, il suono è molto secco, molto potente, sembra quasi, tra virgolette, un suono di panoramici, quasi, perché comunque sono molto vicini. La cosa che andrò a fare adesso sarà girare i microfoni al contrario, cioè non al contrario così, ma andarli a ruotare e farli puntare verso il muro della stanza, quindi non verso la batteria, ma dall'altra parte, perché questi microfoni sono dei microfoni cardioidi. Cardioidi significa che praticamente prendono davanti a loro, non dietro. Quindi la cosa che voglio andare a provare per fargli prendere la stanza è quella di girarli al contrario e quindi fargli prendere non direttamente la batteria, ma tutto il contorno della batteria. Quindi teoricamente prenderanno il muro, quindi tutto quello che la batteria riflette verso il muro, e non direttamente la batteria. Vado a girarli e ora vediamo cosa succede. We'll be right back.
Come potete vedere, il suono è cambiato completamente, perché se prima era super secco, adesso è ancora abbastanza secco, perché comunque i microfoni sono ancora molto vicini alla batteria, soprattutto sono all'interno di questa stanza, ma ha preso più stanza, quindi più riverbero, tra virgolette, che suono secco della batteria. La seconda modalità che vi voglio far sentire è andare sempre a posizionare i microfoni sia girati verso la batteria sia girati dall'altra parte, ma con i microfoni molto più lontani. Infatti adesso andrò a posizionare i miei microfoni a più o meno 4 metri di distanza dalla batteria. Sentite che cosa succede se questi microfoni sono direzionati verso la batteria. Oppure si sono direzionati al contrario, quindi questa volta molto lontani dalla batteria, ma molto molto vicini al muro. Contate che saranno a meno di un metro di distanza dal muro. Sentite quanta differenza c'è? Forse adesso si sente ancora di più rispetto a prima la differenza se metto i microfoni girati verso la batteria o verso l'esterno. Verso l'esterno comincia veramente a essere un suono molto più riverberoso e quindi questo suono in realtà sarà poi molto 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 più utilizzabile insieme alla batteria, perché la batteria, lo sentiremo dopo, darà molto più l'attacco della pelle dei piatti, mentre il riverbero dato da questi microfoni prenderà tutto l'intorno della batteria e quindi l'insieme delle due cose sarà mondiale, perché avrete un suono molto più potente che non si riesce ad ottenere solo con questi microfoni. Dopo vi spiego bene. Ma dopo aver fatto un po' di prove con questi microfoni, dopo averli messi super vicini, dopo averli messi un po' più lontani, poi in realtà io ho fatto un sacco di prove, ho detto ma se io andassi a metterli fuori dalla stanza, io fuori da questa stanza, io ho una scala, diciamo, che entra in casa mia in pratica, e il vano, diciamo, della scala è molto 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 alto, abbastanza stretto, più o meno un metro, ma di altezza arriverà quasi a 4 metri. Quindi ho deciso di posizionare il microfono, i microfoni, fuori e girarli addirittura al contrario rispetto a questa stanza. Sentite cosa succede. Come potete sentire, è cambiato totalmente il suono, perché adesso si sente proprio che non c'entra più nulla la batteria normale, ma è solamente più un... Non c'è più l'attacco vero della batteria. In realtà, questa è la figata, questo è quello che stavo cercando io, perché nel momento in cui vado a mixare la batteria e poi vado ad aggiungere quel riverbero ormai lì, quella stanza, quei microfoni per la stanza, la batteria cambierà totalmente. Sentite, vado a suonarvi adesso un groove semplicemente di batteria e all'inizio lo sentirete solo con i microfoni mixati della batteria. Anzi, facciamo con i microfoni non mixati, non mixiamo nulla oggi, con i microfoni normali, senza alcun tipo di modifica. E poi pian pianino andrò ad aumentare il suono del riverbero dei miei due microfoni.
Vedete che il suono cambia totalmente. Prima i microfoni sembravano non utilizzabili. Invece adesso che pian pianino abbiamo visto che non è che dobbiamo metterci così tanto riverbero, ma anche solo un filo sul rullante cambia totalmente. Sentite il rullante senza riverbero? E adesso sentite il rullante con l'aggiunta dei microfoni che ho fuori dalla stanza. Sentite che è molto più potente, molto più presente e respira molto di più questo suono. È dato proprio da quei due microfoni. Adesso vi faccio sentire un'ultima parte in cui suono la batteria e poi ogni tanto sentirete con riverbero, ogni tanto senza riverbero. La differenza è veramente pazzesca. Contate che sto usando tanti microfoni, 8 microfoni tipo su sta batteria, ma con l'aggiunta di quei due cambia tutto totalmente. Qua sta un attimino a voi decidere quale suono volete. Se volete un suono di stanza più piccolino, allora farete come ho fatto prima io e avvicinerete i microfoni alla batteria. Se volete un suono di stanza più grosso, allora li allontanerete, oppure se avete la possibilità li metterete addirittura fuori dalla stanza. Se volete un suono più secco, i microfoni girateli verso la batteria. Se volete un suono più arioso, girate i microfoni al contrario e girateli verso il muro. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, con questi microfoni sono riuscito a modificare completamente il suono della mia batteria, a migliorare tantissimo il suono della batteria. Adesso è molto più arioso il mio suono, è molto più, come si dice, riverberoso e respira molto di più. Quindi se vi state registrando e volete trovare un modo per avere una batteria più potente, un suono più figo, allora questi microfoni, questa modalità di registrazione sicuramente fa per voi. Fate un po' di prove, ovviamente vi lascio questi due microfoni, i link per questo microfono qui sotto in descrizione. Andate sul sito TechZone Audio Products e li troverete, così avete anche tutte le specifiche, tutte le varie spiegazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio ringraziare TechZone per avermi mandato questi due microfoni veramente fighissimi e con questo io direi che posso finirla qua. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete mai utilizzato dei microfoni Room, se avete mai fatto sperimentazioni di questo tipo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!